Grazie Presidente, e ringrazio l'assessore Montuori perché ha portato oggi in aula la soluzione che avevamo indirizzato praticamente dalla Commissione Urbanistica. Lo ringrazio veramente perché oggi finalmente si fa chiarezza, si fa anche pulizia rispetto a quello che è un percorso che questa città ha dovuto subire rispetto a quelle che vengono purtroppo denominate le torri Beirut. Ora, questo segna secondo me un punto a favore rispetto a questa amministrazione e voglio spiegarmi meglio. Spesso ci vengono a dire o comunque ci viene imputato in questa consigliatura che siamo incapaci. Allora, ci è stato detto che, o comunque abbiamo fatto un'esperienza per cui se in un dipartimento esiste una direttiva da parte di un dirigente, per annullare quella direttiva bisogna fare un'altra direttiva. Ci è stato detto che se esiste una delibera di giunta, la cui competenza è materia di giunta, che non ci sta bene perché magari è arrivata una forza politica, la nostra, che ha un'idea differente su come portare avanti quel tema, per annullare, per fare altro, per fare quello che vogliamo fare noi rispetto al programma votato dai cittadini, ci è stato detto che dobbiamo fare una delibera sempre di giunta per annullare la precedente e magari appunto una delibera nuova per avviare il nuovo percorso. La stessa cosa per l'Aula, ci è stato detto che se esiste una deliberazione d'Aula precedente che vogliamo revocare perché o annullare perché non ci sta bene e vogliamo portare avanti un'altra idea in tutto e per tutto di sviluppo della città, dobbiamo annullare la delibera d'Aula precedente e farne un'altra. Ci è stato spiegato questo, ogni volta che noi abbiamo a che fare con i nostri uffici, segretariato compreso, nel momento in cui portiamo in aula delle determinazioni, ci viene sempre spiegato che questo è l'iter corretto. Abbiamo detto più volte, e la notizia oggi dovrebbe essere questa, io spero che i giornali la riportino, perché in commissione l'abbiamo detto più di una volta, abbiamo specificato che invece in questa situazione l'ex assessore Caudo mandò avanti un cambiamento di rotta firmando un accordo. Così, come se arriva un assessore e di punto in bianco, come atto amministrativo, fa valere una firma con un accordo con un privato. Una cosa mai, no, mai letta sui giornali rispetto a questa situazione delle torri Beirut. E effettivamente però è al centro della situazione per far capire, fa capire essenzialmente il motivo per cui noi oggi siamo qui. Noi veniamo definiti incapaci, veniamo corretti ogni volta che facciamo degli errori, ma abbiamo capito che per annullare, per fare qualcosa di differente, dobbiamo portare un atto amministrativo differente, magari contrario, ma comunque amministrativo. Un assessore non può cambiare quello che è stato determinato dalla giunta precedente o da un consiglio d'aula precedente, non lo può fare. Eppure assistiamo oggi, no, a questa nonchalance rispetto a un assessore della ex giunta che ha fatto questo passo, ha annullato fondamentalmente un accordo della giunta Alemanno e ha creato un casino indescrivibile che oggi dobbiamo risolvere e viene fatto passare come normalità, come gran capacità amministrativa. Questa è la storia, è una delle pietre miliari della storia di questa città sul lato urbanistico, per cui ancora oggi stiamo pagando le conseguenze. A maggior ragione quindi oggi ringrazio l'assessore Montuori che si è preso la briga, sì, di andare a verificare il perimetro corretto per poter rimettere in piedi questo restauro e questa rimessa in funzione. Ma c'è da dire anche altro. Oggi ho assistito nel dibattito, specialmente da parte delle poltrone dei cari amici del centrodestra, che tutto ciò che ha comportato all'Eur poi alla fine come risultato finale ha prodotto la mancanza di cosiddette opere strategiche. Opere strategiche che secondo il centrodestra, scusate, in quel comparto avrebbero dovuto riguardare la realizzazione di un sottopasso all'intersezione tra la Colombo e Via l'Europa. Per carità, magari un'opera anche, come dire, importante. Mai che si fosse parlato in questa città rispetto a uno dei quartieri più importanti della città che ha attratto numerosi investimenti come ad esempio la citata anche oggi Nuvola dell'Eur che ha comportato una spesa immane, si parla di 440 milioni, mai che si parli del fatto che in quel quartiere non c'è una minima opera su ferro, bastava un piccolo tram
mai nessuno di questi amministratori che si è preoccupato, e anche il caso delle torri dell'Eur rispetto alla delibera precedente, anche col progetto piano, i 24 milioni famosi, di dire vabbè, con questi 24 milioni magari ci facciamo un tram che collega trasversalmente tutto il quadrante e collega le fermate metro con i tessuti interni. Mai a nessuno che è venuto in mente, soltanto opere infrastrutturali per moltiplicare, no, il peso delle automobili private che invadono la città, oramai non sappiamo più dove metterle, e questo è un altro, no, dei problemi, dei casini che ci tocca risolvere in questa consiliatura. Anche questo però oggi, avendone portato dimostrazione, oggi non si fa riferimento al fatto appunto di dotare quel quartiere di un qualcosa che sia veramente risolutivo dal punto di vista della mobilità sostenibile. Quindi io spero che da oggi in poi, quando si comincia a parlare di EUR, visto che nelle passate consiliature si è fatto in modo di non prolungare la linea B fino a portarla ai quartieri che oggi insomma invece sono stati, finalmente spero riusciremo ad aprirla, la linea Filobus Laurentina, che ripeto doveva essere invece realizzata con un'opera su ferro di profondità, una linea metro, il prolungamento della linea B. Io spero si cominci a ragionare invece come quel quartiere dovrà essere dotato di infrastrutture su ferro integrate alla metro B esistente. Ci sono dei percorsi che abbiamo già avviato, come sapete, per poter implementare anche la Roma Lido e poter fare in modo che comunque sia una linea finalmente decente. Non ci limitiamo a questo perché sapete che stiamo rimettendo in piedi anche il corridoio sulla Colombo. Ci aspettiamo che vengano proposte appunto su ferro per realizzare magari dei tram, come dicevo prima. E non si parli soltanto, no? E non ci si scandalizzi soltanto delle torri Beirut, perché si vede che magari, ecco, sono delle ferite della città. La ferita di questa città, ragazzi, è anche la mobilità, per come questa città purtroppo ancora non ce l'ha, una mobilità sostenibile. La vera ferita di questa città è questa, quindi anche in questa operazione urbanistica io spero che tutte le risorse che magari ne usciranno fuori andranno a cercare di risolvere questa grave mancanza in questa città. Grazie. Grazie a lei, consigliere.